A te che mi dicevi, ma tu dove vuoi andare, che non conosci il mondo e ti puoi fare solo male. Ancora hai troppe cose da imparare, devi solamente stare zitta e ringraziare. Parlando mi dicevi tutto questo e molto altro, guardandomi ogni volta dall'alto verso il basso, perché non pensavi che avrei avuto un giorno il coraggio. E mi sembrava di restare ferma al punto di partenza, di non essere capace di bastare mai a me stessa, di non avere una certezza, di non essere all'altezza. E invece pensa, nessuna conseguenza di te sostare senza, non sei necessario alla mia sopravvivenza. E invece pensa, quel che mi sono persa, di quel che è stato non resta nessuna conseguenza. Bentornati a questa nuova puntata di Sportivamente Donna, trasmissione della WISP Abruzzo Molise, nata da un'idea di Alberto Carulli. Oggi ci faremo una bella chiacchierata con due nuove ospiti, il consigliere regionale nonché avvocato Sara Marcozzi, benvenuta Sara. Grazie mille, buonasera. E la dottoressa in veterinaria e ultraatleta Elga Thieri, benvenuta. Grazie Elga. Grazie per l'invito, buonasera. Allora Sara, di te si dice che sei una donna abbastanza timida, chiusa e riservata, quindi ad eccezione di quelle che sono poi le notizie di carattere di dominio pubblico che possiamo leggere e vedere, in realtà conosciamo un po' poco di Sara, proprio di Sara. Quindi chiedo a te di parlare e di raccontarci qualcosa di te. Beh, in realtà non sono timida, sono sicuramente riservata, insomma non parlo spesso o comunque in pubblico della mia vita privata, sicuramente sono riservata. Timida no, non credo. No, eppure qualche tua collega diceva che eri abbastanza timida, probabilmente questa riservatezza passa per timidezza, invece poi così non è. Sì, no, così non è, insomma chi mi conosce, questa... gli amici, insomma sanno che sono una persona molto gioviale e compagnona rispetto insomma a quella che è la figura istituzionale che ricopro, certo, in questo momento, che credo che insomma necessiti di una maggiore serietà. Ma ecco. Sara Marcozzi nella sua non figura istituzionale cosa fa? Come passa quando il suo avevo tempo, una vita quando avevo un po' di tempo libero, potendo, insomma, facevo anche un po' di sport, anch'io. Bene, in particolare nuoto e tennis. Il nuoto è lo sport della mia vita, insomma, che mi ha accompagnato durante tutta la vita. Il tennis è uno sport invece che mi piace tantissimo, anche di più forse del nuoto, perché mi diverte anche, anche di più. Non so, mi piace tantissimo il cinema, mi piace andare al cinema, mi piace leggere dei libri, mi piace il mare, tante, tante cose. Invece Elga, tu sei un veterinario, sì, quindi sei nella professione, fai il veterinario, per passione fai l'atleta, sì, però non fai uno sport, oserei dire, semplice, e anzi direi di più, non fai un solo sport, ne fai più di uno, più di una disciplina insieme, infatti sei una specialista del triathlon e dell'Ironman. Sì. Qual è la differenza tra l'uno e l'altro, se c'è differenza? L'Ironman è un circuito che organizza appunto gare di triathlon, ci sono diverse gare di triathlon che non hanno il marchio dell'Ironman. Per esempio il 14 luluglio ci sarà una gara di triathlon ad Alfedena, un triathlon olimpico che non ha il marchio Ironman. Ci sono poi questa organizzazione che l'Ironman organizza dei circuiti che sono o il 70.3, quindi 70.3 miglia, o 140.6 o il 51.50, sono delle pezzature di gare di triathlon organizzate da questa organizzazione chiamata Ironman, e sono delle gare perfettamente organizzate, senza togliere nulla alle piccole gare di triathlon, ma queste dell'Ironman, avendo fatto diverse gare, posso dare un mio giudizio personale, che è quello di appunto l'organizzazione Ironman non ha confronti.
quindi si fanno pagare, che... però veramente perché no, per partecipare bisogna pagare. Sì, bisogna pagare, quindi è vero, per fare un triathlon occorre avere un fisico e testa, ma anche un po' di denaro, altrimenti sono gare costose. Quindi non lo si può fare solo per passione, diciamo che un minimo bisogna anche investire. Sì, sì, investire. Quanto meno partecipare, oltre che poi sì, allenarsi. Invece Sara, tu sei un consigliere regionale, sì, e sei una delle due donne che noi vediamo, sì, in questo nostro emiciclo. Direi un po' poche, un po' pochine. Però sappiamo, perché la settimana scorsa abbiamo avuto come ospite la Marinella Sclocco, che è anche una tua collega, che siete riuscite, e lei era veramente, ti ha citata, molto soddisfatta, perché ha avuto tutto il tuo appoggio e tutta la tua solidarietà nell'approvazione di questa legge che prevede la doppia preferenza di genere anche per le future votazioni regionali che avremo qui in Abruzzo. Quindi diciamo che tu non hai, almeno come genere, molte persone con cui confrontarti, se non Marinella. Vi trovate abbastanza sulle posizioni, su alcune posizioni che non siano poi di carattere squisitamente politico, ideologico, ovviamente, dico, come modus procedendi? Sicuramente, io credo che le donne abbiano una capacità di dialogo e di comprensione reciproca molto più spiccata ed elevata rispetto agli uomini, che vanno molto più spesso a scontro. Per quanto riguarda la doppia preferenza di genere, io ci tengo a chiarire una cosa: io non credo che la doppia preferenza di genere possa essere la soluzione, certo, no, per risolvere il problema delle, sì, poche donne in politica. Anche Marinella su questa tra l'altro cosa. Io sono sempre stata contro, e lo dicevamo, l'ho detto anche all'assessore Sclocco, di principio, perché io voglio essere scelta, votata, perché non lo so, le persone si fidano di me, perché pensano che io sia competente, perché pensano che io sia in grado di amministrare una regione in questo caso, e non soltanto perché sono donna e mi devono ripescare, no, da queste riserve naturali dei panda nelle quali ci hanno rinchiuso, insomma, è un po' svilente. Detto questo, però, mi rendo conto che io vivo una situazione particolarmente fortunata, nel senso che il Movimento 5 Stelle è un movimento politico che ha dato sempre grande spazio alle donne. Io sono stata candidato presidente di regione, i sindaci delle due grandi città italiane, Torino e Roma, sono donne, quindi la partecipazione c'è. Però mi rendo conto che è ancora molto difficile far entrare e far accedere le donne nel mondo della politica, e dunque abbiamo ritenuto, discutendo anche con i miei colleghi uomini del mio gruppo, di appoggiare la doppia preferenza di genere, intanto per dare un incentivo quantomeno a considerarle le donne nella, certo, politica, e nelle more fare tutto un processo, un procedimento di rieducazione un po' della società, di maggiore fiducia, maggiore rispetto, maggiore considerazione, responsabilità. Maggiori responsabilità in capo alle donne. Vabbè. Perché abbiamo visto che, insomma, ovunque ci sono delle donne, poi le cose funzionano molto spesso anche meglio, per cui diciamo che assumono un'impronta, conviene, diversa, sì, e probabilmente sì, è utile per la comunità e per la collettività. Elga, anche tu donna, e come dicevamo prima, pratichi questa disciplina che è particolarmente complessa, ma che assorbe più discipline all'interno di una stessa, quindi sì, tu fai corsa, fai nuoto e fai bicicletta. Sì. Ovviamente devi allenarti in tutte e tre le discipline, quindi questo ti richiede, oltre che un esagerato dispendio di tempo, sì, di energie, soprattutto di tempo. Però lavori e sei anche madre. Come fai a conciliare tutto, a trovare tempo per fare tutto, o comunque, non lo so, se ti organizzi su, sì, giornate, fasce orarie o anche in altro modo, non so. Organizzarsi è fondamentale, altrimenti non si riesce a praticare questo sport. E quindi sull'arco di 7 giorni comunque il triatleta ogni giorno si allena, e può scegliere, io scelgo la domenica durante il periodo estivo per riposarmi, ma comunque nuoto, e mentre nelle altre giornate, il sabato non lavoro, faccio la pedalata lunga, e durante gli altri giorni comunque riesco a correre, corro di sera, non ho il tempo, lavorando tutto il giorno comunque devo decidere, ovviamente, sì, quindi la sera o si corre o si nuota, pedalare pedalo poco, infatti non sono grande
anche come ciclista. Però mi dicono che addirittura quando sei sotto allenamento vai al lavoro, tu sicuramente non lavori dietro casa, insomma. No, io lavoro a Lanciano, quindi comunque ci sono giorni in cui esco alle 6.45 e raggiungo Lanciano pedalando, devo timbrare entro le 8.30. Indipendentemente dalle condizioni atmosferiche? Ma a volte mi è capitato di uscire che sembrava bel tempo, poi con un diluvio dovevo arrivare. È stato comunque sempre piacevole. Il momento in cui decido di andare pedalando e tornare pedalando, comunque devo sentire bene e lo faccio comunque come con voglia, non con la pressione che mi devo allenare e sarebbe troppo faticoso. Ma cosa ti ha portato ad avvicinarti allo sport, ma in particolare a questo tipo di sport che sicuramente non avvicina chiunque? La disgrazia, tra virgolette, è stata quella di avere un'amica carissima, una forte triatleta, che è Cecilia Di Benedetto, che non pedalava e non nuotava, correva solo. È stata per anni tra le 100 maratonete più forti d'Italia. E un giorno lei è iscritta alla FIDAS, adesso non fa parte più di questo gruppo, comunque con la FIDAS, donatori di sangue di Pescara, e dopo aver visto la prima edizione dell'Ironman a Pescara, mi ricordo a cena, mi disse: perché a noi cosa manca? Perché non possiamo fare anche noi 70.3? Gli ho fatto: beh, veramente, questi pedalano, non nuotano, ma che ci vuole? Dai, facciamo. Quindi abbiamo cominciato dal 2012 a partecipare a tutte le edizioni. Quindi diciamo una sfida che avete lanciato l'una all'altra, ma anche a voi stesse. E poi anche altre podiste si sono trasformate in triatlete. E quindi devo dire, tra virgolette, la disgrazia è quella che Ironman ha deciso di fare il 70.3 in Italia a Pescara. Ah, le prime edizioni erano veramente stupende. La parte di bici aveva un percorso, partivamo da Pescara, Moscufo, Pianella. Invece l'edizione di quest'anno, devo dire, per me è stato, il percorso di bici è stato deludente. Ci hanno fatto fare 3 giri dell'asse attrezzato, perché comunque si votava a Pianella e a Cepagatti. Quindi c'erano dei problemi logistici. Ho fatto il mio tempo migliore, però il percorso di bici mi ha un po' deluso. Non so se continueranno ancora, è ancora in forza. Probabilmente ci sono stati dei fattori contingenti che hanno costretto gli organizzatori un pochino a modificare questo programma. Senti Sara, invece tu quando è che hai lanciato la sfida con te stessa per dedicarti poi alla politica come passione, visto che nella vita come professione fai l'avvocato? Sì. C'è stato un momento particolare, un'occasione particolare? È stata una cosa maturata nel tempo. Io mi sono sempre interessata di politica, nel senso che la seguivo, mi piaceva, ho sempre votato, ho votato tutti i referendum, anche quelli sì, no, insomma. Quindi sei sempre stata parte attiva? Assolutamente, però mai parte attiva, nel senso non ho mai frequentato, non so, sezioni di partiti, eccetera. Da un certo momento in poi ho cominciato ad avvertire una sensazione veramente di fastidio, e cioè ricevevo gli input da stampa, giornali, di situazioni che andavano bene, che venivano raccontate bene, di un paese prospero, di una realtà che in realtà, scusate il gioco di parole, intorno non vedevo. E mi sono cominciata ad infastidire, perché ho detto: possibile che ci raccontate tutte queste bugie, diciamolo. Diciamo, false verità. Spesso, delle false verità, delle mezze verità, delle mistificazioni di quella che era la realtà. E ho cominciato a spegnere la televisione, non vedere più il TG e documentarmi su internet. Mi sono imbattuta nel blog di Beppe Grillo e ho letto cose che pensavo anche io, e dunque mi ci sono ritrovata completamente, e da lì siamo partiti. Insomma, ho cercato un po' di persone nella mia città che fossero simpatizzanti del Movimento 5 Stelle, si diceva allora gli amici di Beppe Grillo, che poi insomma è diventato Movimento 5 Stelle. Ho cominciato ad adoperarmi, ad organizzare cose nella mia città, dei cineforum, io sono di Chieti, cineforum, quindi tu Gazebo. Sei diventata l'anima poi di questo movimento, perlomeno per quanto riguarda la tua realtà territoriale. Realtà territoriale. Allora Elga, tu oltre ad essere tu una grande atleta eccetera, come trasfondi negli altri
questa tua passione, questa tua convinzione? Perché immagino che intanto per dedicare tanto tempo agli allenamenti sicuramente non farai una grande vita mondana, nel senso fare shopping eccetera. Non... Questo no, sì, infatti rinuncio. Probabilmente ti manca il tempo proprio, materiale. Mi manca il tempo, però mi prefigo nel momento in cui mi iscrivo ad una gara, so che c'è una scadenza e quindi intensifico gli allenamenti per arrivare bene a far la gara. Poi però ci sono delle pause. Infatti, avendo con le pause, con le pause, prendi la tua dimensione femminile, cioè la femminilità pura, riesco a fare shopping, estetica, insomma anche di queste cose che comunque fanno parte del nostro essere donna, insomma. Poi ci sono delle cose tipo leggere, andare al cinema, io leggo tantissimo, sono un amante dei libri di Camilleri, adesso è uscito, ieri ero sull'Autogrill, ho visto che è uscito l'ultimo, devo andare appena lo devi leggere, devo andare a prendere. E quindi, e poi comunque le persone che mi sono attorno, anche i miei colleghi dell'istituto dopofilattico dove lavoro, comunque io dico loro basta fumare, basta prendere le pasticche per pressione alta. Allora fai la bacchettona sul posto di lavoro. No, un pochino, dico cosa, almeno due volte a settimana una corsetta, una nuotata, è piacevole. Ne hai convinto qualcuno? Sì, io, la mia collega biologa, che comunque per un periodo andava in palestra, e adesso riprenderà, ha smesso, comunque sono lì, perché a un certo punto se si vuole mangiare e bere, bisogna avere rispetto, sì, il triathlon è piacevole, però mi permette anche di stare bene fisicamente, di poter acquistare un vestito, che invece vedermi bene. E cerco di convincere anche le persone che si lamentano sempre, ah, non posso mangiare. Non lamentarsi, ma fare qualcosa per migliorare se stessi. Sì. Per allora, la forma fisica, per la salute. Sì, per la bravissima, salute, infatti sì. Questo volevo appunto chiederti, lo sport è anche salute, sì. E in certi casi forse è prevalente l'aspetto salutare rispetto poi a quello fisico, sì, o sì. Anche a quello agonistico amatoriale. So Sara che ti sei occupata ovviamente sia nel tuo ruolo istituzionale che poi come attivista del movimento a cui appartieni, dei famosi veleni di Bussi, e oggi ti sei fatta anche promotrice di un evento che si è tenuto all'Aurum di Pescara su Dinamicità. Credo che abbia anche a che vedere appunto con una mobilità diversa, certo. Con una mobilità innovata che poi necessariamente si ripercuote su quella che è anche la salute del cittadino. Certamente. Che cosa sei riuscita ad ottenere, o comunque quali sono gli ostacoli che tu hai incontrato, ma non dico solo a livello istituzionale, proprio anche a livello, come dicevamo prima, per quanto riguarda la doppia parità, cioè la doppia preferenza di genere sulle elezioni, a livello culturale, perché credo che qui abbiamo necessità veramente di fare un salto di qualità culturale sotto tanti punti di vista. Un po' sì. Abbiamo diciamo due ostacoli grandi, quello della tradizione burocratico, amministrativa, politica, che ha sempre guardato, come dire, nel breve periodo, non ha mai fatto grandi programmazioni e non ha mai avuto, secondo me, gli orizzonti un pochino più ampi. Per esempio lo sport, nel introdurre un regime proprio sportivo all'interno della vita delle persone, un regime alimentare corretto, aiuterebbe le persone a prevenire tante malattie. Allora, quando noi ci diciamo che non abbiamo i soldi sufficienti e necessari per sostenere il sistema sanitario, no? Certo. Nazionale, regionale, se si cominciasse a fare per esempio un pochino di prevenzione e non soltanto di cura una volta che la patologia si è palesata, diciamo, ne guadagneremmo in salute, in benessere, in felicità, in soldi, se vogliamo. In soldi, assolutamente, insomma i vantaggi sono tantissimi. Poi ci sono un po' degli ostacoli culturali. Io l'esempio che ho fatto l'altra sera a Dinamicità, in cui abbiamo spiegato, diciamo, quello che può essere il modello di mobilità del futuro, in cui le piste ciclabili sono, secondo noi, una cosa fondamentale. Adesso lei diceva vado al lavoro in bicicletta, magari tutti lo facessero, perfetto. Magari tutti lo facessero tutti i giorni, che non ci sarebbe neanche più la necessità di ritagliarsi un po' di tempo per allenarsi, perché uno un pochino di attività fisica la farebbe già tutti i giorni. Ma l'ostacolo grande io lo trovo in tutti noi, no? Quando andiamo all'estero, per esempio andiamo in un paese scandinavo a visitare un paese del nord Europa, torniamo in Italia e diciamo mamma che bello, non c'è nemmeno una macchina, tutti, certo, vanno in bicicletta, grandi isole pedonali, invece non c'è pare lo che smog, qui non se tutto silenzio, poi torniamo qui
e riaccendiamo la macchina piuttosto che prendere la bicicletta in garage. Quindi un pochino è colpa di chi ci ha amministrato, un pochino è colpa anche diciamo di noi cittadini, che siamo un po' pigri alle volte e dobbiamo insomma fare qualcosa per, pedalare un po' di più, ecco, diciamo così. Elga, tu sei un veterinario nella vita, nella professione, sì, giusto? Come mai questa disciplina, cioè questa facoltà, cosa ti ha portato a fare questo percorso di studi? Io sono figlia di contadini e quindi da piccola mio padre, avendo tre figlie femmine, ha dovuto scegliere tra le tre figlie quale fosse il maschio di casa e quindi ha scelto me e quindi mi portava con lui a fare i lavori nei campi e i miei nonni avevano gli animali, pecore, infatti l'animale... Quindi te ne sei innamorata praticamente? Sì, io non sono un amante dei cani, no, mi piacciono anche gli animali da compagnia, però sono più orientata verso gli animali a reddito, quindi le vacche, le pecore. Però per il lavoro che faccio, io quando dico che sono veterinario, tutti come ti piacciono i cani, l'ambulatorio, in realtà io eseguo gli esami anatomopatologici sugli animali, ci portano quindi in istituto, nella sezione diagnostica dove lavoro, quando ci sono delle emorie, delle negli allevamenti, animali, quindi cerco di capire la causa di morte. Ma ti sposti anche per andare a visitare, sì, questi Sì, facciamo anche dei sopralluoghi nelle stalle, oppure quindi vado nei mattatoi. Come lavoro, insomma. Sì, mi occupo di sanità pubblica. Ed è un bel lavoro. Quindi è una cosa che tu praticamente affonda le radici in qualcosa di antico nella famiglia. Mi ricorda un po', sì, la vita. Bene. Sono gratificata quando riesco comunque a risolvere un problema a un allevatore. Mi ricordo un po' dei problemi che aveva anche mio nonno quando allevava gli animali. Certo. Allora, Sara, tu sei balzata a un certo punto alla cronaca anche dei media nazionali per un episodio increscioso che ti è capitato. Un giorno per una protesta hai pensato di sedere sulla sedia del Presidente della Regione e a questo punto sei stata spintonata via. Sì. Ma le cose sono andate proprio così? Così come ce le hanno descritte, sei stata proprio spintonata, sì, sei stata invitata ad allontanarti, no, no, senza mezzi termini. No, no, sì, sono, insomma, c'è il video, voglio dire, adesso non è che voglio dare la mia. No, non volevamo. Sì, sì. Posso divulgarlo se vuoi. No, c'è un video, vabbè, l'abbiamo anche divulgato in realtà perché è stata una cosa molto poco carina. L'hanno intitolato proprio così. Molto poco carina, ma anche perché, insomma, non tanto per me quanto per la, insomma, brutta figura che ha fatto il presidente di una regione che dovrebbe rappresentare tutti gli abruzzesi, sì, e che in quel momento, come dire, credo che nessun abruzzese si sia sentito rappresentato dal presidente D'Alfonso. Era una protesta pacifica, si parlava di bilancio, del fatto che non ci avessero mostrato tutti i capitoli di bilancio. Noi per protesta, insomma, ci siamo seduti sui banchi del governo, io mi sono seduta sulla sedia del presidente D'Alfonso e lui molto semplicemente ha rovesciato la sedia e si è seduto lui. Insomma, è stato molto elegante. Sono stati bravi i miei colleghi a non reagire, insomma, perché altrimenti, come dire, poteva essere un tafferuglio, esatto, insomma, molto meno invece piacevole. Noi siamo molto pacifici. Secondo te questo episodio si sarebbe verificato lo stesso se anziché tu su quella sedia si fosse seduto un tuo collega? Uomo? Sicuramente no. Sono sicura di no. E secondo te questo perché? C'è meno considerazione o c'è... Io la avverto meno considerazione, non da parte di tutti, per carità, ma quando sono entrata in consiglio regionale ho capito quello che mi raccontavano le donne della politica, ok? Cioè ho cominciato ad avvertire proprio io personalmente fatica all'inizio, soprattutto nel farsi ascoltare, fatica nel, come dire, riuscire a far passare un messaggio, poca considerazione. Poi le cose sono cambiate perché, insomma, se uno reagisce in un certo modo e si fa valere, però ci vuole il doppio della fatica rispetto a quella di un uomo. Io sono certa, per avere la metà del risultato, dire, sono certa che se al posto mio ci fosse stato un uomo non ci sarebbe stata da parte del presidente D'Alfonso quella grande mancanza di rispetto, perché al di là del gesto violento e una grande mancanza di rispetto, e io credo che a un uomo non si sarebbe permesso di farlo. Quindi, insomma, questa presenza delle donne anche nei consessi politici amministrativi a qualunque livello
è un aspetto che sicuramente deve essere rafforzato, se non altro appunto sicuramente per deve stimolare essere rafforzato, deve essere rafforzato anche un po' il senso di unione e solidarietà tra donne, che molto spesso anche manca. A volte è deficitario anche quello. Sì. Però appunto, come stavi dicendo prima tu, secondo me in maniera molto corretta, appartieni o hai avuto la fortuna di ritrovarti in un movimento dove comunque viene dato spazio, comunque rispetto a quelli che sono i partiti tradizionali, a quelle che sono diciamo le abitudini tradizionali, siete considerati, vi considerate in maniera sicuramente più paritaria. Sicuramente sì. Tu avverti la stessa distinzione per quanto riguarda l'autorevolezza, l'autorità di una donna nell'ambito del tuo lavoro, per esempio? No, io non l'avverto. Io lavoro in una sede diagnostica dell'Istituto Zooprofilattico dell'Abruzzo del Molise, ma non l'avverto né nel mio posto di lavoro, che c'è grande solidarietà tra noi donne. Infatti siamo 4 donne e 2 uomini. E negli uomini che tendono... E non l'avverto neanche comunque in sede centrale, anche perché anche lo staff di direzione è composto da diverse donne, quindi non c'è questa... discrepanza. E invece non l'avverto assolutamente. Nel triathlon, nello sport, neanche comunque ci sono tanti uomini. Sì, però c'è grande solidarietà, vedo anche quando degli esempi magari banali, tipo la mattina prima della gara che bisogna comunque gonfiare le ruote, cioè, trovo sempre uomini disponibili. Quindi, a dare una mano, sì, sì, se forse c'è... lo sport insegna di più, insegnerebbe di più, quindi promuoverlo sicuramente per quantomeno poi garantire queste pari opportunità, anche questa pari dignità, sì. Non parliamo ovviamente di diritti che oramai sono riconosciuti da tempo, però poi la pari dignità insomma è qualcosa che attiene molto all'abitudine culturale personale e anche quella sociale, collettiva che ha ognuno di noi. Tornando sempre a te e a questa, diciamo, questo ruolo delle donne, praticamente noi leggiamo che intanto è vero sei stata la prima candidata donna alla presidenza della regione Abruzzo e oggi siedi nell'emiciclo come consigliere regionale, però per le prossime regionali che non sappiamo quando ci saranno, perché non sappiamo quando ci saranno, Sara? Dipende esclusivamente da quando verrà dichiarato decaduto il presidente D'Alfonso, che come sappiamo insomma è incompatibile, perché sia senatore che presidente della regione. Però c'è questo cavillo giuridico che gli sancita dalla Costituzione. Sì, c'è un cavillo, nel senso che lui si è attaccato a questo cavillo e attende la convalida della sua elezione da parte della Giunta per le elezioni del Senato. In realtà è già incompatibile per la legge, quindi avrebbe potuto e secondo noi dovuto. Potuto ma non dovuto, secondo, secondo voi noi dovuto dimettersi, perché insomma portare avanti due ruoli così importanti come quello di senatore e quello di presidente di regione, io sfido chiunque a fare entrambe le cose, tanto è vero che non ci si riesce, perché molto spesso il consiglio regionale viene interrotto perché il senatore Luciano D'Alfonso deve andare altri a Roma. Impegni. Quando si voterà? Molto probabilmente si voterà tra ottobre e novembre, perché per dare il tempo tecnico alla Giunta per le elezioni, che non è nient'altro che una commissione del Senato, di insediarsi, presumibilmente avverrà tra questa settimana e la prossima. Nel momento in cui verrà dichiarato decaduto o comunque sceglierà, sicuramente sceglierà per il Senato e dunque sceglierà di lasciare l'incarico da Presidente della Giunta regionale, il Presidente del Consiglio regionale di Pangrazio dovrà indire un Consiglio regionale, sciogliere il Consiglio regionale e il Vicepresidente Lolli indire le elezioni che per legge si dovranno tenere entro 3 mesi dallo scioglimento. Per cui presumibilmente verrà dichiarato decaduto a luglio. Scusami. Entro ottobre-novembre dovremmo tornare al voto. Ti interrompo perché il tempo è finito. E una sola battuta finale. Pare che siate in 2 a correre per la prossima candidatura. 2 donne, credo che sia uno degli eventi epocali. È vero? Confermi Qual questa è cosa? Donna? Pare che sui rotocalchi comunque leggiamo che ci sia nel movimento un'altra donna che probabilmente si presenterà o almeno si presenterà poi in quella che voi fate come votazione interna. Sì, noi faremo poi delle sicuramente primarie, fate, diciamo, delle primarie così, interne, delle primarie blog. Online, ma siete 2 donne per il momento? Non mi risulta. No. Allora abbiamo letto comunque sui blog si legge di un'altra donna, ma era una nota positiva questa, sì, assolutamente no, positiva. Sì.
Elga, nel tuo immediato futuro, altro punto, altro traguardo che vuoi raggiungere? Battuta velocissima. Adesso sono reduce degli ultimi 20 giorni, ho fatto un 140.6, un Ironman 70.3, basta, quello di Pescara. Ora scarico. No, adesso domani c'è la gara di Pineto, dove so che verrai anche tu. Sì, domani la gara a passeggiare. Del 21 giugno a Pineto e poi bene, avrò un piccolo triathlon ad Alfedena il 14 luglio e mi sto organizzando per la maratona autunnale. Bene, allora ora vai un po' più piano, sì, come è giusto che certo sia. Allora, il tempo è finito, questa trasmissione quindi volge al termine. Io ringrazio e saluto il consigliere regionale Sara Marcozzi, grazie, il veterinario ultraatleta Elga Thieri, tutto il pubblico che da casa ci segue, gli operatori, l'ha detto alla regia, l'ha detto alla camera, Maurizio, Gianluca, e vi aspetto alla prossima puntata con delle nuove ospiti che si terrà la settimana prossima di Sportivamente Donna. A te che mi dicevi, ma tu dove vuoi andare, che non conosci il mondo e ti puoi fare solo male, ancora hai troppe cose da imparare, devi solamente stare zitta e ringraziare. Parlando mi dicevi tutto questo e molto altro, guardandomi ogni volta dall'alto verso il basso, perché non pensavi che avrei avuto un giorno il coraggio. E mi sembrava di restare ferma al punto di partenza, di non essere capace di bastare mai a me stessa, di non avere una certezza, di non essere all'altezza. E invece pensa.